Se mi viene riconosciuta l'indennità di accompagnamento, perderò la patente? Scopriamola insieme. Ciao, sono Stefano Di Giacomo e sono un avvocato civilista. In parole semplici, assicuro la miglior tutela a tutti coloro che hanno subito ingiustizie o soprusi. Il mio consiglio è di iscriverti al canale in modo tale da rimanere aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Abbiamo già parlato di indennità di accompagnamento e delle malattie maggiormente invalidanti, ma una delle domande che mi viene fatta più di frequente riguarda la compatibilità tra indennità di accompagnamento e patente di guida. Fino a pochi anni fa si pensava che nel momento in cui venisse riconosciuta l'indennità di accompagnamento si andava a perdere automaticamente la possibilità di guidare. Ebbene, non è più così. Il Ministero ha chiarito che non esiste assoluta incompatibilità tra il beneficio dell'indennità di accompagnamento e la patente di guida. Infatti, quello che bisogna tenere in considerazione in merito alla patente di guida non è altro che una maggiore sicurezza per sé nella guida e per gli altri. In tal caso non si parlerà più di patente ordinaria, ma di patente speciale. Per poter ottenere allora questa patente speciale, la persona dovrà sottoporsi a visita dinanzi a un medico specialista che consentirà, anche con adeguate e opportune modifiche all'autovettura, di poter continuare a guidare. Chi dovrà richiederlo e come avviene il rilascio di questa patente? Innanzitutto dobbiamo dire che la commissione medica, nel momento in cui riconosce l'indennità di accompagnamento, valuta se sussistano i presupposti per mettere in pericolo la sicurezza di chi guida o delle altre persone. In tal caso, allora, darà comunicazione a un'altra commissione che poi chiamerà la persona invalida per una visita specialistica. Ma di questa visita non bisogna avere paura, sia perché da una parte non viene assolutamente eliminata l'indennità di accompagnamento, e poi, dall'altra parte, verrà semplicemente modificata la patente da ordinaria in patente speciale. Ovviamente ciò però verrà effettuato soltanto nell'ipotesi in cui la persona, a causa delle sue determinate patologie e degli effetti invalidanti della malattia, siano tali da non compromettere e non creare rischio per l'incolumità pubblica e personale. Se vuoi sapere delle maggiori informazioni su come ottenere l'indennità di accompagnamento o su come presentare il ricorso, chiamami e sarò lieto ad ascoltarti. Se ti è piaciuto questo video, ti chiedo semplicemente di mettere un like e di condividerlo con i tuoi contatti. E non dimenticare di iscriverti al canale. Sono Stefano Di Giacomo, sono un avvocato civilista e sono qui per dare voce ai tuoi diritti.